posti per rientra, proteggi via che sono guai. Fighters life, le storie del quadrato che non sai, vince solo chi non molla mai. Giù la testa, proteggi me, posti per rientra, proteggi via che sono guai. Tutto per la cintura, fino alla campana, grido lì, boom, Miami, balla fuori. Vuoi ancora più fighting? Vuoi ancora più emozioni da vivere? Fighters Life ti offre quello che cerchi. Live e on demand su tutti i tuoi dispositivi. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Accedi ai canali Fighters Life e vivi la tua passione. Fighters Life è il primo canale sugli sport da combattimento, gratis e senza vincoli economici. Per l'immagine dei tuoi eventi, scegli Fighters Life. Scegli il meglio. Amici di Mediasport Channel, amici social, ben trovati ad una nuova puntata di Fighters Life, il nostro contenitore, il nostro box a 360 gradi sul pugilato, sulla nobile arte pugilistica, ma su tutti gli sport da combattimento. Questa sera abbiamo l'onore e il piacere di avere come ospite Bruno Botindari da Siracusa. Ciao Bruno. Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito ragazzi. Allora, innanzitutto, ecco, io ho detto Siracusa, ma è Siracusa o è Rosolini? Dove sei? È Rosolini, provincia di Siracusa, è un paesino della provincia di Siracusa. Oh, un paesino che crede nello sport da combattimento. Un paesino che crede negli sport da combattimento, ma è un paesino che ormai da diverse stagioni è diventato un punto di riferimento degli sport da combattimento, grazie al tuo evento Evolution Fight. Ed è proprio di Evolution Fight che andremo a parlare, un grande evento che si svolgerà proprio a Rosolini il prossimo sabato, quindi il 17 di dicembre. Innanzitutto Bruno, complimenti a te, al tuo team, alla Tinacria Team Muay Thai, perché innanzitutto, ecco, a quante edizioni siamo arrivati di Evolution Fight? Questa è la ventunesima edizione. Pensa, l'abbiamo iniziato per scherzo, perché per la mia festa di laurea ho fatto il mio primo evento come regalo, mi sono fatto un evento. È stato un piacere, un lavoro, una passione, definitelo voi. Beh, diciamo che in queste 21 edizioni c'è stato sempre uno step by step fino ad arrivare all'edizione, alla prossima edizione, dove ci sarà una diciamo una partecipazione anche di un colosso degli sport da combattimento. Infatti entra in Evolution Fight un torneo, un Road to One, che è proprio un come si dice, un torneo vero e proprio che porterà al vincitore un contratto da ben $100,000. Innanzitutto andiamo a capire quello che sarà questo Road to One, e ovviamente parliamo anche di One Championship, che è l'organizzazione di sport da combattimento, quindi MMA, kickboxing, Muay Thai, tra le più importanti d'Asia. One in questo momento è tra, come hai detto tu, tra le organizzazioni più importanti d'Asia. Abbiamo l'opportunità di fare un italiano, perché abbiamo Yuri Fa allenato da Giannelli, che si incontrerà contro uno spagnolo, un turco. Abbiamo tra i nomi più che abbiamo. E niente, io ogni edizione cerco di mettere un che in più. Quest'anno sono riuscito a chiudere con One Championship grazie al lavoro meticoloso della mia federazione, di Carlo Di Blasi, Francesco Migliaccio, eccetera, eccetera.
Beh, è una grande soddisfazione, è una grande opportunità, come giustamente dicevi, per coloro che partecipano. È una opportunità sia per partecipa, ma penso anche per te, perché vedere i pesi in battaglia su andare a Guangzhou, penso che non sia un'occasione da tutti i giorni. Assolutamente, è, come abbiamo detto, è tra le organizzazioni più grandi d'Asia e possiamo dire anche tra le più grandi al mondo, ed è anche una grande soddisfazione, credo, per te come organizzatore portare un colosso del genere all'interno del tuo evento. Un evento che ho avuto modo di vedere anche sui canali social, da quello che pubblichi sulle tue pagine Facebook. Ecco, soprattutto un evento che nella stagione estiva riempie una piazza a dismisura, quindi veramente una folla di gente accalcata al ring, ed è uno spettacolo bellissimo. Io penso che l'evento estivo sia bella la scenografia, perché in una piazza vedere la chiesa madre e tutta la piazza gremita di gente è lo spettacolo nello spettacolo. Credimi che è tutto il paese che mi aiuta a realizzare questo evento. Ormai non è più l'evento di Bruno della Trinacria di Muay Thai, ma è l'evento del paese e degli amici. Penso che gli sponsor sono loro che contattano me per dirmi: Bruno, ma non sei passato, no? Che non facciamo quest'anno? È diventata la festa e l'organizzazione del paese. Ho gli amici che già si sono messi d'accordo per montare, smontare, fare viaggi e tutto. Ci pensano loro stessi, non sono più io. Questo è una cosa meravigliosa, perché alla fine sei riuscito a coinvolgere anche diciamo la gente comune, non gli appassionati o comunque i malati di sport da combattimento, ma anche veramente l'amico della porta accanto che ti dà una mano, e quindi è un evento collettivo ed è bellissimo per una realtà come Rosolini, ma è anche un esempio per tutti gli altri, perché se riuscissimo ad avere più eventi di questa caratura, di questa grandezza, sicuramente tutto il panorama della kickboxing, della Muay Thai, degli sport da combattimento avrebbero delle grandi potenzialità, Bruno. Io penso che sono fortunato, perché come hai detto tu, sono anche quello della porta accanto che mi dice: allora a che ora montiamo, quando montiamo? E credimi che mi danno una grossa mano. Spesso quando capita che vado negli altri eventi e vedo gli operai che lavorano, come giusto, in teoria è giusto così, o vedo gli organizzatori che si sbattono a fare 3.000 cose, penso e capisco sempre di più quanto sono fortunato. La prima volta che venne Di Blasi mi disse: ma tutta questa forza lavoro quanto la paghi? Io ho chiamato uno dei ragazzi, gli ho dato un abbraccio e gli ho detto: l'ho pagato, presidente. Dice: in che senso? Spiegato: questi sono tutti amici miei che hanno creduto nella mia follia e hanno reso della mia follia un progetto mio e del paese e di tutti noi. Hanno creduto nella tua follia, ma all'interno di questo evento c'è un ragazzo, c'è un'altra follia, perché ci sarà un incontro molto importante, valevole per il titolo italiano Pro Fight One, disciplina Muay Thai, categoria 57 kg. Dove sarà impegnato anche il tuo atleta Giuseppe Gennuso. Sì, abbiamo Giuseppe che tenterà il titolo italiano contro l'Allai. L'ho dovuto fare perché gli avevo detto: va bene, vincimi i prossimi 5 match e ti do la mia parola che ti faccio fare il titolo italiano. Ha vinto i 5 match consecutivi, non mi sono potuto tirare indietro. Ogni volta faceva: vabbè, mo perde. Il Lussemburgo ha detto: vabbè, stavolta perde. Invece è riuscito a vincere, e quindi come penso sia giusto, avevo dato una parola e l'ho mantenuta. Adesso ci stiamo preparando per affrontare il match nel migliore dei modi. Sicuramente l'Allai è molto più esperiente di Peppino, ma si vedrà. Beh, è un match duro, ma anche il titolo è prestigioso, perché è un titolo italiano pro, 5 round, disciplina Muay Thai, merita anche un avversario di spessore, quindi è giusto così. Sicuramente ci sarà un'onda che spingerà Giuseppe Gennuso, ovviamente sempre rispetto per chi sale sul ring. Ovviamente noi tifiamo per lo spettacolo e per chi merita
di scendere dal quadrato con la cintura di campione. Questo vale per tutti. Guarda, hai detto una cosa sacrosanta. La prima cosa è il rispetto. Credimi, io ho spiegato dal primo evento, ho spiegato a tutti che non siamo nemici, non stiamo facendo botte, non siamo, anzi, siamo tutti amici che mettiamo a confronto le nostre scuole e le nostre fatiche. Perché, come ben sai, per preparare un match, poi un titolo, 5 round da 3 minuti, cioè, butti tanto sudore in palestra. E la cosa più bella è vedere persone che era impensabile che potessero accettare questa cosa, che non era una lite, non era che diventano amici con gli avversari. E mi permetto di raccontarti un piccolo aneddoto. Una volta venne Mohamed Omer e mi scrisse un messaggio per fare il titolo di Ischia. Mi disse: io ho paura di venire in Sicilia perché so che siete razzisti e ho paura. E io ho detto: credimi, qua in Sicilia nessuno ti dirà mai niente e ti troverai benissimo. Benissimo, Mohamed Omer viene a passarsi le vacanze qua, da quell'anno viene con la famiglia a passare le vacanze in Sicilia, anche se ha perso il match, ma ha fatto amicizia con un po' di persone qui giù. Beh, questo è bellissimo, caro Bruno, assolutamente bello e soprattutto vi fa onore. Questo è un messaggio bello per tutti coloro che amano lo sport, per tutti coloro che credono nelle discipline da combattimento. Ma andiamo anche a capire quello che succederà nell'undercard, perché abbiamo parlato del torneo Road to One, abbiamo parlato del titolo italiano pro Fight One, disciplina Muay Thai 57 kg, ma abbiamo anche dei Prestige Fight, dove saranno impegnati molti atleti che vogliono mettersi in mostra. Abbiamo Robertino Oliva, che penso conoscete bene, che si incontrerà contro Riccardo Santese. Io penso che sarà un match veramente bello, perché Riccardo per me è uno degli atleti più forti che abbiamo, e Robertino Oliva non ha bisogno di presentazione, anche se ha perso l'ultimo match a Roma, ma penso che gli darà anzi un motivo in più per cercare la vittoria a Rosolini. Abbiamo Angela Claude, che combatterà contro Ismaele Bene. Hanno fatto dei video dove si promettono battaglia, e sono sicuro che sarà così. L'altro, ho messo delle sfide tra siciliani che vogliono emergere e che avevano diritto ad avere una vetrina dove incontrarsi e fare vedere le proprie, insomma, la propria scuola, la propria forza, il proprio valore. Abbiamo Eric Pastore che combatterà contro Zignale, abbiamo Mattia Sanna, abbiamo Spampinato. Io penso che sarà una serata da non perdere. Ogni volta dico: questa volta la card è molto bella. Io penso che questa volta la card è veramente bella, perché oltre ai pesi massimi e il titolo ci saranno dei match veramente scoppiettanti ed equilibrati. Se mi dicessero di scommettere, su molte avrei dei dubbi. E soprattutto, caro Bruno, c'è una grande novità, perché in questo caso Evolution Fight, il tuo evento, sbarca e sbanca su Sky Sport, in quanto è proprio fresca una partnership con Mediasport, e il tuo evento andrà in diretta sul canale Sky 229, e quindi per tutti voi cari telespettatori che volete gustarvi una magica notte all'insegna degli sport da combattimento, non dovete far altro che collegarvi sul canale Sky 229 e potrete godere di una serata di grande kickboxing, Muay Thai, ovviamente tutte le discipline da combattimento che saranno presenti all'interno di Evolution Fight. Bruno, facciamo una promo, perché dobbiamo vedere il tuo evento sabato prossimo? Dovete vedere il mio evento perché sono sicuro che i match saranno tutti spettacolari, e perché l'atmosfera coinvolgerà tutti in maniera serena, e sarà un divertimento anche per chi lo guarda dalla televisione. E sono sicuro che continueremo il nostro progetto con voi, con Sky Sport, e che riusciremo ad avere un ottimo audience. Sono fiducioso su questo.
Tu sei fiducioso, noi siamo fiduciosi anche perché in 21 edizioni c'è stato sempre un crescendo dove vuoi arrivare, spero che tu ce lo voglia dire magari nelle prossime edizioni, perché poi come si dice l'appetito... Nell'edizione estiva. L'appetito viene mangiando, adesso ci gusteremo un grande evento e poi come succede per tutti i grandi eventi, il tempo proprio di mangiare il panettone, e credo già da gennaio si lavorerà per l'edizione estiva che ovviamente credo sarà un grande spettacolo sia sul ring che fuori dal ring con la cornice di pubblico nella meravigliosa piazza di Rosolini. Grazie Bruno per essere stato con noi. E poi grazie a te Valerio. Allora, mi raccomando, save the date, 17 di dicembre, Evolution Fight, 21esima edizione, una grande card. Ringraziamo Bruno Botindari. Ricordiamo il torneo Road to One, il vincitore volerà direttamente all'interno dell'organizzazione, tra le organizzazioni mondiali più importanti, One Championship, con un contratto da $100,000, in più il titolo italiano pro Fight One, disciplina Muay Thai, categoria 57 kg, dove Manuel Lallai sfiderà Giuseppe Gennuso, un sottoclou, quindi un undercard con alcuni dei migliori atleti siciliani, ma anche alcuni dei migliori atleti di livello nazionale che sono pronti a darsi battaglia, perché alla fine questo evento diventa una grande vetrina anche per i grandi galati sport da combattimento internazionali. E a me non mi rimane altro che darvi appuntamento alle prossime puntate. Vi invito sempre a sostenere Fighters Life, perché Fighters Life is the next generation of fighters. Grazie a tutti, buona serata, alla prossima puntata. Great fighters. I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching the footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.